Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con Jump Force, pronti a proseguire con le missioni chiave. Allora, dov'è Rufy? Dov'è? L'hanno rapito? Spero che Rufy stia bene. Lei che ne pensa, signor Saeba? Boh, il rancio è pronto. Il menù di oggi è speciale, dato che non ho dovuto preoccuparmi di una certa persona che mangia per 10. Mi auguro che sia all'altezza. Ma certo, Miss Hancock, l'ho preparato appositamente per lei. Come osi pronunciare il mio nome con tanta leggerezza? Se non facessi parte della ciurma di Rufy, saresti già cibo per serpenti. Sanji, non ci posso credere. E anche lei, signorina Hancock. Eh? Che ti prende, Deku? Come fate a essere così rilassati? Non siete preoccupati per Rufy? Certo che no. Non basta mica così poco per ucciderlo. Assolutamente no. Sono certa che Rufy è ancora vivo. Ma... mangia tranquillo, Deku. Quei due si fidano ciecamente di Rufy. Ma il fatto che si comportino così non significa che non siano preoccupati, almeno credo. Cos'è? Emergenza! Un individuo corrispondente alla descrizione di Rufy è apparso nell'area di San Francisco. Sul serio? Vado subito. Rufy! Dov'è? Secondo il rapporto dovrebbe essere qui. Ah, questo è un... o è stato posseduto in Venom, dai, su. È un replicante, come ha detto Sanji. Come usate Venom? Mi avete davvero fatto arrabbiare. E chiunque faccia arrabbiare una donna deve vedersela anche con me. Quindi niente JD praticamente in questo... Oh! Facciamo a pezzi sto replicante, su. Non conosco le mosse di Sanji. Non l'ho mai usato. Almeno non mi ricordo se in altri video. Ma oh. Ma non fa nulla questo. Gear 40. No, mi ha preso in pieno. Alla faccia. Becca di questo. Bam. Dribble jump con cassè. Dai che è quasi morto, dai. Vai. Ti hai trovato, Rufy? No, era solo un replicante. Rufy, sembrate davvero distrutti. Che ti avevo detto? Sapevo che in realtà ero in ansia per lui. Dovrò scusarmi con loro. Spero proprio che Rufy stia bene. Anche per loro. Andiamo alla prossima. Ah, sono tornate le missioni corte. Questo mi fa piacere. Ora me la iello. E la prossima mi farà fare 3000 combattimenti. Chi dovrebbe essere il vice? Il vice della ciurma di Rufy? Sono abituato a dire Rubber, scusate. Che succede, gente? Perché quei musi lunghi? Tempismo perfetto, Gon. Mi serve anche il tuo parere. Il mio parere? Stavamo discutendo di chi dovrebbe essere il vice di questo... Ah, del gruppo... Ho capito. Io voto per il maestro Kakashi. Rifiuto, troppa fatica, ma come hai fatto lo Kage, per favore. Anch'io penso che Kakashi sarebbe la scelta migliore, e poi anche il più anziano fra noi. Inoltre, anche se ha sempre uno sguardo assente e confuso, in realtà è molto sveglio. Io e Pegasus pensiamo che Trunks sia il più adatto. È riflessivo, razionale e rispettoso di tutti. Dato che anch'io ho votato per lui, al momento siamo 3 contro 3. Il tuo sarà il voto decisivo, Gon.
Non me l'aspettavo proprio. Aspettate, ho appena avuto una grande idea. Dato che siete 3 contro 3, perché non vi sfidate per decidere il vincitore? Dopotutto un vice deve essere anche forte, no? Hai ragione, forza Trunks. Temevo che saremmo arrivati a questo, ma direi che ormai non c'è altra scelta. Ehi, ehi, dite sul serio? Beh, se proprio insistete. Ma scusa, ma se non lo vuole fare, no? Dici, io no, non lo voglio fare, mi ritiro. Come le candidature, non è che quando la candidatura è a pari, quello si vuole ritirare, no? Si fa il combattimento. Se non sei interessato, ritirati. Tutto tempo ci mette, sei bloccato. E vabbè, mo si blocca pure il gioco, che cazzo. Oh! Vabbè, dai, domani. Si è bloccato il gioco. Non capisco perché. Si è bloccato il gioco. E eccoci a combattimento, ho cambiato subito personaggio. Vediamo se mi trovo bene con questo qui. Ah! Perché io non posso usare la schivata poi, quando la usa lui? Oh, ma sto Trunks di merda! Ma quanto cazzo leva, oh! Si sta alzando il vento, meno male. Meno si respira. Ma come? Io lo colpisco per primo dalla distanza e va a segno il suo colpo. Ma perché vanno a segno i suoi e non i miei? Aspetta, lui alla... lo sapevo che la usava. Se non avessi guardato sarei morto. Ecco qua. Purtroppo non si adattavano le mosse a Kakashi più al mio stile di gioco. Io voglio le mosse che colpiscano anche da un po' più lontano. E quello doveva star proprio azzeccato. La squadra di Trunks era proprio forte. L'agilità di Kakashi è incredibile. Kakashi, stavo pensando una cosa. Non dirlo, scommetto che è la stessa che ho pensato io. Cioè, avanti, non lasciateci sulle spine. Vi diremo tutto una volta rientrati alla base. Di cooperare, di fare... tipo vi tutte e due insieme? Allora, com'è andata? Alla fine abbiamo deciso di non eleggere un vice. Durante la battaglia ci siamo resi conto che sia Trunks che Kakashi hanno dei notevoli punti di forza. E per questo vale per tutti i membri della Jump Force. Tutti noi eccelliamo in qualcosa, esatto. Quindi perché non scegliere la persona giusta a seconda delle missioni? In fondo nel mondo dei ninja si fa così. Quindi cambierete capo a ogni missione? No, quello è e resterà il compito di Naruto. Dopotutto solo chi possiede un carisma tale da riunire tutti sotto una stessa bandiera può essere un capo. Ben detto. Il sorriso di Naruto infonde coraggio e fiducia in tutti. La riunione termina qui, potete andare. Grazie per essere tutti qui, è ora di porre fine a questa guerra. Abbiamo identificato l'area in cui sorge la base del nemico. Finora non potevamo determinare la posizione dei cubi Umbras per via del fatto che erano sparsi in tutto il mondo. Tuttavia abbiamo individuato una potente scia energetica che indica che qualcuno li ha riuniti in un unico luogo. Probabilmente questo significa che Kane ha raccolto un numero sufficiente di cubi per mettere in atto il suo piano. E che quindi non ha più bisogno di nascondere la loro presenza. In altre parole, possiamo concludere che il piano di Kane è entrato nell'ultima fase. Dunque, per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale. Cerchiamo di arrivare ai 600 iscritti. Possiamo farcela. Lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!